Sì, mh, seguo già quanto detto dai miei colleghi in Consiglio Comunale, ma eh, mi voglio soltanto mh, un attimo limitare a, 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 rim, a rispondere a quanto ho appreso sulla stampa. In particolar modo mi, ri, mi rivolgo al Sindaco Mangialardi dell'Anci Marche. Abbiamo preso, ho, preso, ho preso sulla stampa la piena solidarietà del Sindaco Mangialardi di Senegalia nei confronti di, di, di Sagramola. In particolar modo, prima domanda che io rivolgio a nome personale consigliere comunale e rappresentante del Polo 3.0, quando parlava di linciaggio, linciaggio al quale stava sottoposto il Sindaco Sagramola a chi si rivolgesse in primis, perché il sottoscritto non ha fatto mai nessuna affermazione né, né denigratoria né diffamante nei confronti del Sindaco Sagramola e nemmeno il Polo 3.0. Seconda cosa, in particolar modo, e eh, mi sento proprio di stigmatizzare le frasi fatte dal signor Mangialardi, eh, se volevo sapere se parlava a nome proprio di rappresentante del, del Lancimarche, perché vorrei ricordargli che un membro del consiglio direttivo del Lancimarche, il sindaco Martini di San Severino, a noi vicino, il 29 novembre, di Corriere Adriatico, la stampa chiaramente, affermava Martini dice no alla TARES. In particolar modo vorrei sottolineare che cosa dice nei confronti delle banche, ricollegandosi all'emendamento posto dal sottoscritto e approvato. E, e, e sottoscritto a tutti i consiglieri dell'opposizione nei confronti delle banche. A guadagnarci con l'applicazione della Tarse sarebbero state solo le banche. Quindi qui c'è bisogno di fare chiarezza se Mangialardi parla a titolo personale o parla a titolo di rappresentante dell'Anci Ancimarche. Perché in questo caso mi sembra che c'è un chiaro conflitto di interessi dove vediamo che un sindaco, membro del direttivo del Lancimarche, dice chiaramente e si è opposto chiaramente all'applicazione della Tarse. Forse allora si poteva fare, si poteva mantenere la Tarso. E mi limito qui, non voglio nient'altro. Grazie. Mi sono dimenticato un piccolo passaggio sul quale anche sempre il sottoscritto del Polo 3.0 provvederà a accertarsi sulla base di informazioni ricevute dai consiglieri di Senigali alle esternazioni fatte, anche, eh, esternazioni, mi, mi correggo, le, le affermazioni fatte dal, sempre dal sindaco Mangialardi eh, sul quale adesso, in questo momento stiamo facendo approfondimenti e poi eh, eventualmente daremo delle citazioni. L'unica possibilità, a mio modesto parere, è fare una clack session, impugnare l'atto di fronte alla Commissione Tributaria Provinciale per la disinformazione fornita dal sindaco e da tutta la maggioranza e la Giunta. Perfetto, io il comunicato. E questo, penso, ad oggi così è la possibilità che residua ai cittadini di fronte a eventuale sanzione.